Partecipante, io volevo chiedere se è possibile, magari più avanti, affrontare il tema del divino, cioè di che cosa Dio può essere per l'uomo, di che cosa può essere la preghiera, di che cosa può essere cercare qualcosa che possa in qualche modo aiutarci a crescere. Questo è un tema che io sento molto e che in queste serate, proprio per come viene proposto il concetto della coscienza, ho sempre più confuso. Soggetto, noi non parleremo della preghiera intesa in questo senso e non parleremo del divino inteso in questo senso, ma parleremo di qualcosa che ad alcuni di voi sta a cuore e che ha attinenza con un'antica affermazione in cui si dice che il divino diventa umano e che il divino si incarna per redimere l'umanità. La preghiera per noi è silenzio. La preghiera per noi è negazione della preghiera così come voi la pensate. Però non intendiamo distruggere ciò in cui voi credete, ma intendiamo farvi andare al di là di quanto le vostre menti continuano a professarvi come indispensabile e come essenziale. Comprendiamo ciò che tu affermi, comprendiamo le tue esigenze, comprendiamo quanto tu dici. Ho bisogno di pregare o ho bisogno comunque di riflettere sulla preghiera, ma siamo lontani da questa prospettiva, comunque molto più vicini alla preghiera di quanto tu possa immaginare, a quella preghiera che è un inno alla vita, all'essere, al fluire dell'essere, al fluire di ogni elemento che fa parte della vita e che in ogni momento canta la sua presenza e che in ogni momento esalta la sua presenza e che in ogni momento si incanta di fronte alla presenza che in ogni istante parla del divino, che in ogni luogo parla del divino, che in ogni momento trascina in campo il divino, che non è la negazione dell'umano, che non è la trasformazione dell'umano, che non è l'esaltazione della distanza dall'umano, ma che è libertà. Libertà da ogni vincolo, anche da quelli vostri concettuali, e che nella libertà da ogni vincolo si afferma come pura energia senza forma, e che nella libertà da ogni vincolo violenta ogni vostro pensiero ed esalta la non mente, e che nella libertà da ogni vincolo rompe ogni vostra reticenza di fronte a questo inchinarsi e a questo dichiarare la propria resa. Perché è sulla resa che torneremo quando parleremo di preghiera. Nella resa la preghiera muore, perché nulla c'è più da dire se non io non sono, che avvenga ciò che è. Però comprendo la tua osservazione e ti prometto che parleremo di questo a chi vorrà ascoltare, però non in queste riunioni. Noi comunque parleremo per chi vorrà discutere della preghiera così come voi la intendete. Ma ricordate che ciò che noi diremo allora non è ciò che la via della conoscenza intende in profondità, perché ciò che intende in profondità è ciò che qui si dice, e cioè che la preghiera, nel modo in cui voi la concepite, deve sfarsi, sfarsi e sfarsi.